quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Patti, Patti, sbrigati, altrimenti faremo tardi. E anche Marta. Amore mio, oddio come sei bella. Girati, fatti vedere. Sì, che ne dici, ti piace? Sì, questo colore ti sta a meraviglia, Patti. E il modello, ti sta benissimo, veramente. Oh, cara. Oh, ma anche tu non scherzi con il tuo vestito, eh? Che bello. Beh, me la cavo anch'io. Farai strage questa sera. Oh, sì, che bella. Faremo una strage, cara. Mamma, ti giuro, è un vestito bellissimo. Oh, che magnifica creatura. Sembri la mamma vestita da gioia. Vedi che ho ragione. Anche per Marta sei bella come un quadro, cara. Ma la verità, alla festa riuscirei a conquistare tutti i presenti. Ci sarà una strage di cuori. Mia cara, lascia che ti dica chi assomiglia a me. Oh, questo è sicuro, è una cosa di famiglia. Oh, ma guardala. Sì, che piace, ti piace come sto? Sì, sei veramente stupenda. Anche lo stupendo, è bellissimo. Grazie, grazie. Bene, smettiamola con i complimenti e andiamo via subito se non vogliamo arrivare tardi. Su, coraggio, sì, su, Regina, avanti. Sì, hai ragione. Andiamo, andiamo. Ciao, Nancy. Tardano tanto. Arriveremo tardi così. Ma che succede? Che... Arriva, arriva. Sì, ma perché ci mettono tanto? La signora Delfina sta aiutando Pedrito a vestirsi. Come aiutando a vestirsi? Pedrito non sa vestirsi da solo. Arriveremo tardi così. È diverso dal solito. Il vestito, la cravatta richiedono tempo. La signora Delfina non se ne intende. E io ho dovuto aggiustargli i capelli. Non dirmi che si è rifatti i capelli di nuovo. Ah, questa nonna, vado sì, a chiamarla. No, aspetti. Arriva, ecco. Sì, cammina. Come sei bello. Che eleganza, sembri un ometto. Sì, è vero, lui non vuole che lo dica, ma sembra un uomo di piccole dimensioni. Ah, ma che piccole dimensioni. No, assomiglia tutto a suo padre. Sì, signore. Bene, che c'è? Che succede? Beh, lo sai perché sta così, perché gli ho messo fretta. Beh, andiamo adesso, andiamo. Perché su. Sei così imbronciato, Pedrito? Dai, non fare quella faccia. Andiamo adesso, su, non perdiamo altro tempo. Dai, andiamo, su. Sei stata invitata? No, non mi hanno invitata. Però mi risulta che la chiesa è un luogo pubblico. D'accordo, ma perché sei venuta? Non capisco. Forse perché sono masochista. Sembra che stia arrivando. Sì, eccola. Sì, arriva.
Ti rivedo la macchina. Vado in chiesa ad avvertire. Sì. Che lezione. Prego, mi dica, signora. Perché non entrare? E anche tu, Pedro Luis. Voi dovete già essere in chiesa quando arriva. Ah, lei crede che sia meglio? Sì. Bene, allora... È meglio andare. Andiamo. Allora andiamo. Cammina, tesoro. Sbrigati. Stiamo celebrando il santo sacramento del matrimonio, che è necessario alla conservazione del genere umano, a cui tutti, se non esiste un impedimento che lo vieti, possono accedere. È stato istituito da Dio, nostro Signore, e santificato dalla reale presenza di Cristo, nostro Redentore. La Chiesa è soggetta a Cristo, così come la donna a suo marito in tutto. E l'uomo deve amare la donna come Cristo amò la Chiesa e si sacrificò per essa, per santificarla, purificandola e rendendola, attraverso il suo sacrificio, gloriosa e santa, senza macchia e inattaccabile. Come sta bene tua figlia? Sì, è proprio bella. E oggi è più bella che mai. Dicono che tutte le spose siano belle. È l'amore, cara, è l'amore. Ah, sì. Le fedi, per favore. Vicino, si stanno infilando l'anello. Ricordino. Che emozione. Ehi, Manawi. Abbiamo perso il nostro amico per sempre, eh? Si è messo la corda al collo, è legato ormai. Pedro Luis Guerra, vuoi tu prendere come legittima sposa, secondo il rito della Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana, Leonela Ferrari? Sì, lo voglio. Beh, ora sì che non hai più chance, cara. È così, Raisa. Si sposa il mio grande amore. Ormai è una causa persa. E il peggio non è questo. È che lui si è intestardito a rimanere fedele alla sua mogliettina. Guarda, guarda, adesso sto giurando lei. Giuri di essere sua legittima sposa e moglie? Sì, lo giuro. Lo accetti come legittimo sposo e marito? Sì, lo accetto. E in nome della Chiesa stipulo il santo sacramento del matrimonio tra voi due, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi dichiaro marito e moglie. Potete baciare. Thank you.
sorriso. Ecco, fatto! Prego, un momento. Ora un'altra fotografia mentre tagliano la torta. Torta. Ah, sì, sì, la torta, la torta. Ne voglio una bella fetta, anch'io, eh? Lui. Adesso guarda l'obiettivo, è un bel sorriso. Ecco. Bravo. Questa è venuta benissimo. Chi manca ancora? Una con Pedrito, una fotografia con lui. Mamma, chiama. Ah, certo, sì, certo. Ma dov'è? Dov'è? Non lo so. Pedrito? Pedrito? Amore, eccoti. Su, su, amore. Andiamo. Andiamo, adesso ci faremo una bella foto con il tuo papà. No. Forza, su, muoviti. Coraggio, vieni. Avanti. Ecco, Pedrino. Sì, amore, tra noi due. Vieni. Ah, vieni, vieni. Ma forse è troppo piccolo. No, aspetta, no, aspetta. È piccolo. Un po'. Guardate, ecco. Ecco. Questa qui per il piccolo. Sali qui sopra. Avanti, ecco. Pedrito. Su, sali. Ecco. Ah, come sei elegante. Come sei alto. Adesso mi raccomando, un bel sorriso. E sorridete, su. Certo. Sorridete. Sorridete. Bene, così. Ecco fatto. Bravi. Aspetta, bravo. Pedrito. No, dove lasciare vai? Stare, Leonela. Ai bambini non piacciono queste cose. Bene, adesso facciamo una foto con le persone più giovani. Ah, sì. Per favore, tutti i giovani. Qui, raggruppatevi. Su, venite tutti qui intorno, ecco, agli sposi. Qui vicino, così. E anche tu un pochino più in là. Ecco, siete pronti? Vieni, okay. Vieni. Io sono già qui. Bravo, Trino. Su, uno, due, tre. Via! Ah. Bravo! Bene. Cominciamo a salutare. Sì, eh? Sì, andiamo. Bello, amore mio. Ti diverti? Di nuovo tanti auguri. Che bella festa. Margherita. Ciao, mia Margherita. Cara. Sono tanto felice per voi. Padre, permetta che le presenti mia cugina Marta. Padre amato. Molto piacere. Il piacere è mio, signora. È stata all'estero per un periodo, viveva in Spagna. Ah. È appena ritornata. Si figuri poi in che momento. Pensi, Estella ed io ci siamo salutate per telefono. E solo oggi ci siamo viste di persona. E perché Serenia era occupatissima con tutti i preparativi del matrimonio. È naturale, mia sorella è una grande organizzatrice. Padre, mi piacerebbe molto frequentare la sua chiesa e vorrei che lei fosse mio confessore. Si può già considerare una mia parrocchiana. La sua famiglia è molto devota. Non te ne andare, non te ne andare. Ancora uno, buono. Hai ragione, è davvero saporito. Buono. Ma insomma, ma volete finirla voi due? Ne avete presi tanti. Senti, Manawe, lasciami stare. Erano anni che non venivo a un ricevimento come questo, con tutti i crismi. Aspetta, non te ne andare, ragazzo, eh? Ha ragione, buoni. Lascialo stare, Manawe. Lascialo buoni, prendere buoni, tutto quello che vuoi. E comunque potete anche andare piano, tanto non scappano. Li voglio tutti. E tuo padre non è papà, è rimasto a casa lui. È diventato poco socievole da quando è uscito di galera. Sto sempre chiuso in casa. Non esce e non vede nessuno. Bene, adesso facciamo una foto. Facciamo una bella foto con i testimoni. Giusto. Il testimone dov'è? Signora, una foto con gli sposi. Ah, sì. Per favore, Leonela. Pedro Luis. Eh? Per favore. Sì. Una foto con i testimoni. Ecco. Ah, bene. Patti, tu mettiti qui, eh? Nonna! E l'altro testimone sì, dov'è? Un momento. Dov'è l'altro testimone? Un momentino. Dov'è il dottor Martinez? Dov'è? Dov'è? Dottor Martinez? Nelson. Dov'è il dottor Martinez? Grazie. Grazie. Non avresti dovuto seguirmi, Nelson. Che importanza ha, Nieves Maria? Non mi aspettavo di vederti in chiesa. Perché sei venuta? Chissà, forse per vedere proprio con i miei occhi come Pedro Luis sposasse un'altra donna. Pensi ancora a lui, vero? Sì. Nieves, per favore. Nelson, ho ricevuto molti colpi e ho imparato a sopportarli. Non sono più la ragazzina di prima, ingenua, fiduciosa.
Non mi aspetto molto dalla vita, né dalla gente. Vuoi sapere una cosa? Sai, mi fa male sentirti parlare così. Tutta questa amarezza non ha ragione di esistere. Davvero? Ma certo, sono in molti che ti vogliono bene. E ti vogliono bene in ogni caso. Ma quando rinunciai mi dissero grazie e mi diedero il ben servito. No, cara, questo non è vero. Tu sei ingiusta. Comunque non voglio parlare di questo. È tardi, Nelson. Perché non vai alla festa? No, Nieves Maria, lasciami restare qui con te a farti compagnia. Perché se tu soffri, io voglio restare accanto a te. Almeno permettimi questo. Come sei buono con me. Dimmi qualsiasi cosa, ma non che sono buono. Questo mi toglie ogni possibilità. Nessuna donna arriva a innamorarsi veramente di un uomo perché è buono, Nieves. Che sciocco. Volevo dire che sei generoso. Io non ti ho dato nulla. E tu invece mi offri la tua compagnia, la tua stima. Bene. La tua amicizia. Se ciò può esserti utile. Dio mio, la solitudine. La solitudine cambia la gente, le persone. Crea un egoismo meschino che fa agire solo per ricevere. Invece una volta si dava anche se non si riceveva nulla. Bastava una parola, un sorriso, uno sguardo. Quasi niente, ma era tutto. Nessuno ha bisogno di me. E a che vale la vita se nessuno ha bisogno di te? Ah, Nelson, scusa. Ti sto facendo perdere tempo. Io ho bisogno di te, Nieves. Nelson. Io ti amo, Nieves. Ti amo. D'accordo, lo so che tu non puoi ricambiarmi. O non vuoi ricambiarmi. Però, per favore, permettimi di starti accanto, di seguire la tua vita. Lasciamo che sia il tempo a decidere in che modo aggiustare le cose. Il tempo è il migliore rimedio per ogni cosa, per ogni problema. Non ti sembra? Anch'io ho dato tempo al tempo. E spero che Leonella renda felici il bambino e Pedro Luis. Se sarà così, io non turberò mai la loro felicità. Nieves, Nieves, per favore. Io sono sicura che non ci riuscirà. Che non gli vuole bene. E non passerà molto tempo, Nelson, prima che io vada a reclamare quello che mi appartiene. Quello che lei mi ha tolto senza meritarlo. Vedi, quello che non capisco è Nelson. Ma cosa sarà successo a Nelson? Perché non è ancora sì, qui, è vero, insomma? In fondo è molto strano che non sia qui, visto che è il padrino. Magari se n'è già andato, però. Ma no, finora nessuno l'ha visto. Nessuno l'ha visto. Poi ho chiamato a casa sua. Aspetta, ho chiamato e non rispondeva. Ora vai, ma non sparire. Neanche il padre di Tibisai si è visto per niente. Eppure era così amico tuo in carcere. Ora mi strozzo. Ti ha fatto un tiromacino, non te ne andare, ragazzo. No, no, credimi, Trino, no, non è lo stesso. Cayetano me lo ha spiegato. Per lui è diverso, vedi, è un tipo particolare. Ma ripassa, eh? Quello che non capisco è Nelson. Nelson, sì, mi sembra molto strano, è strano. Tua allegria, te fine, mia allegria. Ciao, amore. Ma Tibisai, mi sembra che dai, tu abbia già no, bevuto abbastanza. Prezzo. Ne ho bevuti due o tre. Lo champagne, essendo così fresco, scende giù come acqua. Sì, sì, lo so, per ora sta calma. Cerca di calmarti.
guarda lo sposo, sta solo solo un bacino. Dov'è la sposa? Ti mi sai, Lionella è andata a cambiarsi. A cambiarsi? Ah, vado a vedere così poi buttiamo il riso. Ah, sì. Oh, mio Dio, speriamo che il frizzantino non le faccia male. Sì, speriamo. Sì. Sei impaziente, non è vero? Ti ho scoperto, amico. Sei impaziente. Io ti conosco, malandrino, io ti conosco. Sono uguale a te. Senti, parlando sul serio, ti racconto una barzelletta. Ah. Bellissima. Allora, c'è il matrimonio, no? Si va in luna di miele. Vanno in luna di miele gli sposi. Allora succede che mentre vanno verso la piscina, sì? Lo sposino scivola. E allora la sposina gli dice... Quando te dico mia... Ciao. Ciao. Non abbiamo parlato per niente, visto da lontano. Io punto. Come stai? Bene. Sei molto bella. Grazie. Per te. Per te. Della estrella e della rosa. Dio, che emozione. Mi ricordo quando mi sono sposata io. Era tutto così bello, sai? Così emozionante. Allora, Leonela, sei pronta? Leonela, hai preso tutto, non dimentichi niente, sicuro? No, la spazzola. La spazzola. La spazzola. Dove l'ho messa? Guarda com'è nervosa, dai. È normale. Cerca di stare calma, Leonela. Dimmi, dove andate in luna di miele? Pedro Luis ha prenotato un albergo. Dice che è un posto splendido sulla spiaggia. Sulla spiaggia? Ehi, ma non ti verranno brutti ricordi. Non è stato in spiaggia che accade quella storia. Sei stata brava, vero? Hai perso la migliore occasione della vita per startene zitta. Apri, apri. Certo che si può. Sì, amore. Ehi, che bella che sei. Sei bellissima, sì. Sei splendida. Bene, siamo pronti allora? Sì, sono pronta. Beh, ho già messo le valigie in macchina. Hai bisogno di portare altro? Solo quella valigia. Te la porto io, amore mio. Grazie. Margherita, andiamo giù, così prendiamo il riso. Andiamo. Beh, vi auguro un felice viaggio, Felice viaggio. Andiamo, Margherita, forza. Che ragazzine quelle due, vero? Sì. Come sei bella. Contenta? Pedro Luis, dobbiamo andare a salutare Pedrito. Certo, amore mio, lo faremo subito. Adesso andiamo a dare un bel bacino di saluto a nostro figlio. Però prima anticipane uno a me. Soletto, Non ti va la torta? Perché non l'hai mangiata? Non mi piace. Ma se non l'hai neppure assaggiata, via, prendine un pezzetto. Andiamo. No, non la voglio, grazie. No, veramente. Fallo per me, non perché non ti va? Forza. Signora, stanno per andarvi agli sposi. Senti, Stella, qui c'è il tuo riso da lanciare agli sposi. E per me non ce n'è? Perché io non dovrei buttare il riso agli sposini? Oh, mi perdoni, signora, mi dimenticavo proprio di lei, meno che della nonna di Pedro Luis. Ah, non c'è da stupirsi di niente, sono le stranezze della vita, capita, sa? Chi avrebbe mai immaginato che saremmo diventate parenti? Certo. Allora, chi è che manca il riso? A me no. Bene, avete tutti il riso, vero? Sì. Ma sì. Dove è andato a finire mio marito? Dov'è Manawe? Quando ti ho visto l'altro giorno mi hai colpito. Sì? Sì. Per il modo in cui è rivestita. Ah, credevo per qualche altra cosa. Beh, non solamente per l'abito, ma anche per la tua... per la tua tristezza. Vivo con lei. È la mia compagna inseparabile da quando ho perso la speranza di avere il tuo amore. Patty, smettila, per favore. Sì, va bene, so che non avrei dovuto dirtelo. Non importa, Manawe. Scordalo, capito? Scordalo, eh?
È difficile scordare una frase come questa, detta da te. Sì. Manaue. Manaue, tu credi che potremmo vederci? Manaue, per favore, potremmo vederci, ti prego, dimmi. Scusa, ma... Te ne prego, Manaue. Guarda... Gli sposi stanno andando via. Auguri! Stiamo andando. Vuoi passare la luna di miele per qua? Per ora non ce ne andiamo. Hai fretta, eh? Lionella. Andiamo a salutare Pedrito. Sì, andiamo. Pedrito. Pedrito, perché hai quella faccia? Siamo venuti a salutarti. Vuoi darmi un bacino, per favore? No. Ma Pedrito, che c'è? Come puoi rispondere a quel modo a tua madre che ti ama tanto? Sì, sì, le rispondo così. Ah, tu non puoi rispondere così. E come fai a dire questo, eh? Lei non mi ama e non è buona con me. Ascoltami, certo che ti ama. Ascolta quello che dico. Senti, tu non hai il diritto di comportarti così. Sì, perché tu mi hai promesso che non saresti più partito. E ora te ne vai lontano e mi vuoi lasciare solo come tanto tempo fa. Non è giusto. Amore, devi credermi, devi credermi. Non puoi venire, adesso non puoi venire, credimi. Papà, tu me l'hai promesso e mi hai ingannato invece. No, vedi, ascoltami, ascoltami, eh. Ascolta bene quello che ti dico. Adesso non può essere, è impossibile che tu venga con noi due. Cerca di capirlo, però dopo questa volta ti porteremo sempre dovunque andremo. Eh? Cerca di capire, amore, non è possibile. Non è possibile perché è una luna di miele, non può venire nessuno. Avanti, da un bacio alla tua mamma. Vieni, amore. Su, dai un bacio a tua madre. Non fare così. Un bacino. Portiamolo con noi, Pedro Luis, per favore. Ma Leonella, ti prego, ragiona. Com'è possibile portare il bambino insieme a noi in luna di miele? Per favore. Sì. Amore, non si può. Significherebbe assecondarlo e viziarlo. Ma certo, che senso ha portare un bambino in luna di miele, eh? Certo. Leonella. Leonella, tesoro, non preoccuparti per il bambino. Goditi il tuo viaggio, penserò io a lui. Mamma. Ah, sì. Leonella. Su, su, andiamo. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Gli sposi se ne vanno. Auguri, Pedro. Se ne vanno gli sposi. Il riso. Viva gli sposi. Arrivederci. Viva gli sposi. Che cosa ne dici? Non è stata una bella festa? Certo che lo è stata. Non ti sembra che gli sposi se ne siano andati un po' troppo presto? Hanno da fare, no? Non resisto più, che dolore. Oh, come mi fanno male i piedi, ai. Devono essere le scarpe nuove che sono strette. Se le tolga, signora Delfina. Ai. Ah, sì, hai ragione. Nonna, io vado via. Ciao. Va bene, amore. Tebisaglia è rimasta in macchina, è piena di champagne. Io ti saluto. Dio ti benedica, Manaue. Sì, a domani. Ci vediamo. Mi raccomando, stai attento, guida piano. Non ti preoccupare. Mi raccomando, ciao. Buonasera. Bene. Ma che stanchezza. È stato bello il matrimonio, vero? Ah, sì. È andato tutto bene. È stato tutto molto bello, bellissimo. L'unico neo è stato il capriccio che... Ehi, Pedrito, dove scappi senza darmi la buonanotte? Lasci stare, donna Delfina, sono cose da bambini. Domani gli sarà passato tutto, vedrà. Sì, speriamo che gli passi. Ai miei piedi. Bene, e così si è sposato mio nipote Pedro Luis con la signorina Ferrari. Speriamo che questo matrimonio duri. Bene. Adesso sono di nuovo sola, Marta. Per questo ho voluto farti compagnia stasera. Sapevo che ti saresti sentita triste. Ecco. Come tutte le madri quando si sposano le figlie. Hai ragione. Triste e contenta insieme.
Perché desideravo tanto questa unione. Loro saranno felici, ne sono sicura, molto felici. E dove andranno a passare la luna di miele? Domani saranno in un luogo di villeggiatura. E stasera, la prima notte, la passeranno in un hotel. Ma non mi hanno detto qual è. Adesso, Dio mio, adesso è arrivato il momento. Che mi succede? Amore, posso entrare? No, non posso evitarlo. È mio marito, non posso fuggire. Stesso uomo di allora. E io lo amo. Io lo amo. Antonella? Sì? Posso entrare? Non ti sentivo, scusami. Ser un peregrino, cuando leí en tu carta vente a mí, creí tener entre mis manos el perdón y la entrega que siempre te pedí. Pero al tenerte entre mis brazos sentí que un frío inmenso me quemó. La città è sempre più bella di notte. L'oscurità copre le cose brutte. E sono suggestive quelle luci che si accendono e si spengono. Stiamo così in alto. Sì, sai che quando ho fatto la prenotazione e ho chiesto la suite all'attico per una sola notte, si sono stupiti. Ho dovuto prenotarla per una settimana perché me la desse. Che matto. Beh, mi sembrava la cosa migliore. È molto più romantico. Tua allegria. Che io abbia la mia camera per cambiarmi e tu un'altra. È molto meglio così. Hai freddo, amore? Un pochino, un po', sì. Beh, c'è un po' d'aria fredda qui fuori. Vieni, vieni, vieni. No, aspetta un momento, amore. Guarda laggiù. Guarda la notte. È tanto bella. Sì, amore, ma con questa vestaglia così leggera ti puoi ammalare. No. Io non voglio che tu ti ammali. No. Ma non ti ho ancora detto quanto sei bella. Sei splendida e oggi in chiesa eri luminosa. Sì. Sei bellissima, bellissima. Cerca sempre l'armonia. Lo sai? L'armonia interiore. La prima volta che ti vidi, tu eri così bella, così dolce, così sorridente con me. Fu quella volta quando...
quando tu scendevi da una barca sulla spiaggia, ti ricordi? Sì. Ma tu stai tremando, tesoro mio. Vieni qui fra le mie braccia. Tu pensamento. Così non avrai più freddo. Tu pensamento. Della estrella. Sì. Della rosa. Non so cosa dirti. Sono un po' stupido, eh? Che vorrei dirti tante cose, tante cose che si dicono in questi momenti. Che si dice? Beh, c'è una frase che è molto abusata, molto scontata, però è fantastica. È così chiara che esprime tutto. La passione contenuta, la lunga attesa che non ha più motivo di esistere. Come l'oro in la rodiente mariposa. Quando te digo mia es porque siento. Ronda cerca de mí tu pensamiento. Rondar cerca de mí. Ti amo tanto. Tu pensamiento. Tanto. Imagen de la estrella. Questa frase famosa, questa frase abusata, è finalmente sua. Tu vida. Come el alma en el lirio. Come? Proprio a tua figlia è successo questo? Oddio mio, Estela! Deve essere stato terribile. Sì, terribile, Marta. Terribile per mia figlia e per me. E anche per la famiglia di Pedro Luis e per lui stesso. Oh, è incredibile, non ho parole. Non riesco a capire come abbia potuto fare una cosa simile. Commise un atto ignobile, accecato dalla collera e in preda all'alcol. Questo vizio del bere. L'alcol causa tanti danni quando se ne fa uso fuori misura. Ah, vedi di cosa è capace un uomo quando ha alzato il gomito. E come mai tu poi hai acconsentito a questo matrimonio? Ecco, perché se questo ragazzo è abituato ad alzare il gomito... No, Marta. Quello fu un fatto occasionale. Al contrario, proprio perché lui non era abituato a bere, forse... Non seppe reggere l'effetto dell'alcol. Oh, mi tranquillizzi. Pedro Luis è un bravo ragazzo. Anzi, lo è sempre stato. Però viene da una famiglia umile, povera. E da ragazzo ha dovuto lavorare, per cui non ha potuto mai andare a scuola. Ma mi ha detto Selenia che lui è ricco e che ha il titolo di avvocato. Oh, sì, adesso sì, però lo ha conseguito dopo, Marta. Ma al momento del fatto, lui era un po'... Rozzo, diciamo. Più o meno. Tu sai che la gente di basso ceto dà ascolto agli istinti piuttosto che all'intelligenza e non si sforza molto per controllarsi. Sì, certo. E in quella occasione, Pedro Luis, vedendosi affrontato da quel ragazzo, il fidanzato di Leonella, lo interpretò come un abuso. E reagì con molta aggressività. Pensò che l'altro ne approfittava perché era un ragazzo ricco. E diciamolo pure, Pedro Luis in quel momento aveva un certo complesso di inferiorità. Insomma, si perse la testa e volle vendicarsi. Mm. E se la prese con tua figlia che non c'entrava niente. Sì. Disgraziatamente fu Leonella che si trovò davanti e... Sembra quasi che tu lo giustifichi. Oh, no. E così invece lo hai dimostrato quando hai acconsentito ben volentieri a questo matrimonio, no? Vedi, Marta, io ho sempre cercato di essere giusta e equilibrata nel giudicarlo. Perché io penso che quando una brava persona commette qualche errore, bisogna chiedersi perché l'ha fatto. Si deve capire perché l'ha fatto. Certo, però in casi come questi... Ti prego, stammi a sentire. Tu puoi capire quello che io come madre di Leonella abbia sofferto. Vedendo mia figlia così disonorata, la sua gioventù rovinata, il suo futuro... Sì, me lo immagino. Ma chiunque può commettere un errore. Chi di noi non ha peccato?
Tutti siamo figli del peccato. Sì. Dio, nella sua divina bontà, ha detto che si deve perdonare a chi si pente. E Pedro Luis se n'è pentito tanto, Marta. Sì, ora ti capisco finalmente. Ha sofferto così duramente per quello che ha fatto. Ha passato anni in carcere. Ha scontato molto duramente la sua pena e lì proprio, in carcere, ha studiato. Ha fatto qualcosa per se stesso. Ma quello che più lo riscatta ai miei occhi è l'amore che lui prova per Leonella. Ah, sì, è un amore immenso, credimi. Per lei e per questo figlio, frutto della violenza. Pensa che Leonella non voleva quel bambino. Il suo rancore era così grande che annullava i suoi istinti materni, sai? Non c'era nessun modo per farle capire che quella creaturina che portava in grembo non aveva colpa di niente. Lo rifiutò quando nacque. E lo dette in adozione. Dio mio, che dici? Ma di questo non sapevo niente. Pedro Luis si occupò del bambino. Non so come, non domandarmelo, perché non so come ci sia riuscito, però riuscì ad averlo. Sì, ma la madre... È stato grazie a lui che abbiamo scoperto dov'era, altrimenti non avremmo potuto rintracciarlo. Sì, ma la madre se ne stava tranquilla. Oh, no. Figurati. Leonella ha sofferto profondamente. Si è pentita molto. Ha fatto il possibile per ritrovare il suo bambino. Ma ormai non era possibile. Cercò di rintracciarlo, di scoprire dov'era. Ma le dicevano che non era più suo, che ormai non aveva alcun diritto. E allora? Ecco, allora ritrovò suo figlio e con lui Pedro Luis. E Stella, non sarà che si è sposata solo per... No, 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 Marta. Si vogliono bene, ora ti spiego. Dio ha fatto il miracolo, figurati. Ha cambiato un atto brutale in una cosa bella, dando loro un figlio e riempiendo i loro cuori d'amore. Meraviglioso. Questo ci insegna a non contrastare il destino che ci tocca, per incomprensibile che ci possa sembrare. Insomma, tu credi che questa storia sia finita, sia acqua passata e che le cose andranno bene tra loro? Ah, sì, sicuro, ne sono completamente sicura. Non c'è niente che impedisca la loro felicità. Si amano, Marta, si amano. Questo è quello che conta, sai? Amarsi. Amarsi. Y aquí en mi soledad te sueño, y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama.